Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallozza, secondo episodio della nostra partita con Sirsen, però ho sentito anche chiamarlo Kirken, quindi potrebbe essere anche così, con gli scozzesi in Total War Britannia. Allora, visto i vostri commenti, non vi ho ancora risposto, ma li ho letti tutti, mi avete detto sostanzialmente di rimanere alleato con i nostri alleati, quindi farò così, di cercare di stabilizzare la questione nel sud perché i nostri nemici saranno prevalentemente questi qua del nord. Mi aspetto, anche per come è stata creata la campagna, insomma, come si dice, che praticamente i vichinghi del nord attaccheranno questi stati, in particolar modo Fortrue, e noi dovremo difenderli perché teoricamente difendendoli aumenta la lealtà. Quindi questo sarà quello che andremo a fare. Questo esercito ora non lo possiamo muovere, ma lo andremo a mettere probabilmente in quella zona di lì. E vediamo un po'. Allora, qua adesso c'è l'ordine pubblico alto per l'evento, quindi facciamo questa costruzione sperando di poter andare poi in questo slot a costruire qualcosa che migliora l'ordine pubblico. Immagino che la chiesa lo faccia. Ordine pubblico, ok. Però abbassa gli introiti. Per turno, cazzarola. Non c'è qualcos'altro? Mercato? No. Fattoria? Sarà qualcosa di diverso? Guarnigione, questo già potrebbe andare bene, però basta sia i soldi che il cibo è molto importante, molto molto importante. Attività produttive non credo alzino l'ordine pubblico, anzi. Beh, in realtà no, non lo abbassano. Questo qua non lo abbassano, no, dobbiamo fare una chiesa. Comunque una chiesa sarà obbligatoria per regione probabilmente, per essere sicuri che tutto vada bene. Di certo, come era anche in Attila. Per quanto riguarda Charlemagne, dove ci sono le zone dove si può estrarre delle risorse che generano molto oro, è necessario dall'altra parte andare a mettere una chiesa. Quindi sostanzialmente 198, andiamo a spendere quanto? 150, giusto? Magari alcuni di voi si annoiano a vedermi fare questi conti, altri però so che mi seguono proprio perché stiamo attenti a questi dettagli. Quindi sì, iniziamo a lavorare la regione del nord. Potenziamo questa. Potrei potenziare anche il cibo. 92-92. Vediamo qua. Questo ha già livello 3 però. Questo costa 1000. Questo costa 1400. Ma preferisco fare questo. Aumentiamo il cibo e tutto quanto. Poi per quanto riguarda le tasse, potremmo anche tentare di fare così. Protegge l'ordine pubblico. No, lasciamo normale. Così accumuliamo un po' di ordine pubblico e questa qua sale. A meno che non sia più come prima. Scusate, forse non c'entra un cacchio. Cioè, non è che sale fino a 100, è un valore fisso. È un valore fisso. Ah, facciamo sta prova, dai. Così impariamo come una cosa del gioco. Teoricamente qua 7 e qua 4, quindi non è che il prossimo turno qua va più 7 e poi dopo va 14. Secondo me non c'è più questa cosa. Quindi se qua la metto a 4, semplicemente non c'è un miglioramento dell'ordine pubblico. Vediamo un po' se mi dà qualche bonus particolare per con l'ordine pubblico così. No, cioè vedete, mi dice 7, ma non c'è quello accumulato, è la somma di quello che c'è in questo momento. Capite cosa intendo? Quindi alziamo le tasse, che cacchio. Datemi più soldi, maledetti. Ok, quindi soldi fatto. Poi, dal punto di vista diplomatico, so che non l'abbiamo ancora superato il primo turno, però mi sono reso conto che la dichiarazione d'amicizia la posso fare con tutti, tranne che con questi due. Quindi la facciamo con tutti. Dichiarazione Welcome. I am eager to hear what you have to d'amicizia. say. It is agreed. Agreement. I will hear what you have Ta-ta. to say. No. It shall be so. Ok, poi vieni qua. You will get a fair hearing. Let us shake on it. Tu sei una nazione libera? Speak truly and Sì. fully. This is acceptable. Tu invece sei sotto il birimbino di qualcun Your altro, mi sa. Infatti presence is unwelcome. non posso fare niente.
Unwelcome. Che cacchio vuoi, oh? Che stronzo. Allora, ci siamo sistemati la questione con tutti gli altri. Tu sei un vichingo. Re del mare vichinghi. We will talk now. Facciamolo anche con lui. Questo dovrebbe sistemare un po' tutto. Vediamo se posso arrivare a qualche accordo più importante con questo. Patto difensivo oltraggioso. Pa, 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 transito militare oltraggioso. No, andiamo su questo che già ci vuole bene. Magari riesco a fare un patto difensivo con lui. Sufficiente, bene. Transito militare sufficiente. Diventiamo proprio super amici di questo. Alleanza militare, no. Però beh, già che siamo alleanza difensiva, non è male. Con te vediamo se posso arrivare ad avere un patto difensivo intrigante. Transito militare sufficiente. Patto difensivo. Intrigante, cosa vuol dire? Che dobbiamo darti qualcosa. Pagamenti. Bene. Secondo me è un investimento che vale la pena fare e con questi invece non posso fare niente praticamente. Siamo alleati, ma se gli chiedo il transito militare mi mandano quel paese e non posso. Dichiarazione d'amicizia non c'è, nulla alleanza, non. Quindi figuratevi. Confortio. Transito militare. Oltraggiosa. Certo che se dichiarano guerra loro il transito me lo devi dare, questo è chiaro. Boh, abbiamo sistemato un po' le relazioni con tanti. Abbiamo creato due alleanze difensive, quindi abbiamo tre alleanze difensive e un'offensiva. Guadagneremo 1500, io potenzierei tutto il cibo che possiamo. Ecco, anche qua vorrei capire se c'è un accumulo di cibo o no, se no è inutile tenerlo alto. Sempre il solito discorso. E bene. Primo cambio turno. Se. Non so se oggi ci saranno battaglie, francamente spero di no perché voglio prima costruire un po' il nostro regno, dopo vedere il da farsi. Allora, mi avete detto che conviene non reintegrare le truppe perché poi quelle integrate diventano di livello più scarso. Chiamata alle armi, allora tu attacchi. Si capisce niente. Atteggiamento verso l'alleato. Ah, ok, questo qua. Certo, entro in guerra a fianco del tuo alleato. Siamo in guerra. Perfetto, questo qua dovrebbe aumentare qua però, scusate. Aumenta la legittimità possedendo la terra civilizzata, stringendo alleanze culturali e difendendo i tuoi alleati. Fatto. 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 Cibo. Muoviamoci da quella parte di qui. Ok, poi qua non aumenta l'ordine pubblico per via dei personaggi. Personaggi 1, però non c'è più la questione delle. Del. Come si chiama? Dell'esercito, presenza militare. Però vedete che non si è accumulato. Cioè, oddio, qua era 0, quindi certo. Però neanche qua immagino. Infatti, 3 e 3. Questo è 129, 129. Quindi è una cosa istantanea. Non c'è più l'accumulo di. Arrest di ribellione e ne c'è l'accumulo di cibo. Ok, quindi bisogna tenere sempre il cibo e i soldi su. Questa è fondamentale come informazione. Questi 300 li investiamo qua. Posso prendermi un altro arciere che non sarebbe male. Te. Così abbiamo un pochino di fanteria in più. Vorrei un'altra spada però. Perché contro le asce vichinghe non abbiamo praticamente nulla. Potrei andare a prendere dell'altra cavalleria. Magari il prossimo turno andiamo a reclutare quello. 99. Quindi di conseguenza non serve tenere tasse alte. Cioè non ha nessuno scopo.
Niente di niente. Cioè, stiamo così. No, aumentiamo i soldi. Questo è importante. Questo è importante. Quindi teniamo quello così, che è sufficiente fin quando che c'è l'evento. Commercio. Quanto pare si commercia con tutti in maniera indiscriminata. Cioè, non è possibile non farlo. Quanto pare. Ok. Per ora direi che va bene così. Relazioni diplomatiche. Vediamo se, visto che siamo in guerra assieme. Intrigante. Allora, partecipa alla guerra contro le isole del sud. Controfferta. Transito militare. E pagamenti. Nessun tipo di pagamento. Quindi siamo in guerra pure con questi. No, secondo me è meglio aspettare. Primo, il transito militare ora non ci serve. Essere in guerra anche con questi significa comunque esporci a più pericoli, mentre noi potremmo combattere contro uno senza essere in guerra con questi. Quando abbiamo seccato bene questo, allora entriamo in guerra anche con questo qua. Quindi abbiamo un bel vantaggio, perché lui dovrebbe essere in guerra con due. Esatto. Ma io sono in guerra solo con uno. Quindi dovrei riuscire a concentrarmi su uno. No, meglio di no. Vediamo se con questo. Oltraggiosa. Ok. Te ho bisogno che stai calmo. Allora, qua sta salendo. Matrimonio diplomatico. Ah, ti piace il fatto che io sono. No, ma perché sto selezionando quello sbagliato. Oh. Matrimonio. Ti piace il fatto che io sono sposato con questo? Quindi tra di voi ci sono buone relazioni. Bene, perché non voglio che ci sia una guerra qua a sud. Sennò sarei coinvolto. Quanto è lunga sta lista? Partecipa alla guerra contro. Cresto vassallo, annulla status di regno vassallo per. No, non mi interessa. Ta 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 ta. Vai, cambio turno. Vediamo di sistemare prima l'economia e creare un esercito difensivo. Ora, io mi aspetto che i vichinghi abbiano le asce. E le asce non sono buone contro arcieri e cavalieri. Mentre asfaltano tutto il resto. Ecco qua, da 16 a 14 ne avranno persi qualcuno. Bene. Allora, devo dire che questo gioco mi piace. Cioè, nel senso, è. C'ha qualcosa di diverso, però non è brutto. Ho quella voglia di Total War nuovo, non so se mi spiego, ecco. Allora, ricompensa, scorta e tesoreria 2000. Conquista questo insediamento. Sell Daltain. E devo farlo entro quando? Dove sono le missioni? Obiettivi? Pietra runica. Ok, questa qua è la prima missione. Quindi dura tutto il tempo che vogliamo. Senti i racconti che parlano di una pietra antica che un tempo segnava il confine tra due tratti di terra, ma che di recente è stata rovesciata per una disputa riguardo i diritti di pascolo. La parte inferiore di questa pietra mostra un'iscrizione runica molto particolare. I tuoi studiosi sono impazienti di esaminare la pietra, per cui li invii a dare un'occhiata, ma quando tornano ti dicono che l'iscrizione parla di un'altra pietra. Quindi è già la seconda. La pietra del destino! La pietra degli eroi! Quanto è bello Shaman King. Una pietra a lungo andata perduta, che si dice possieda un grande potere. Qualsiasi sovrano che possieda la pietra del destino avrà la benedizione del suo regno. I saggi dicono che la pietra di confine indica che la pietra del destino si trova in un insediamento lontano. Dovresti occupare mentre i tuoi uomini continuano alla ricerca di questo meraviglioso manufatto. Bene, allora dobbiamo occupare questo. Di conseguenza adesso vediamo di fare il giro attorno ai nostri alleati. E quando abbiamo riunito tutto ci siamo. Anche se io teoricamente posso passare da te, giusto? Quindi potrei anche fregarmene e spaccare il culo a questi.
Però adesso abbiamo degli altri problemi a nord. Dunque, vediamo se possiamo costruire ancora una fattoria. Qua l'abbiamo già fatta. Facciamo anche questa. Forse qualcosa che costa un po' di meno. Quanto costa questo? 1000. Passiamo da... Comunque è tanto cibo. Più 15. Più 10, sti cazzi. Facciamo il pesce. E i soldi li investiamo qua. Allora, voglio un altro cavallo. Allora, le mie asce faranno schifo contro le loro asce. Questo è chiaro. Questo è più che chiaro. Però prendiamo un'altra ascia e un'altra lancia. Niente, noi continuiamo ad aspettare perché non sappiamo cosa fanno quelli. I soldi ci sono. L'ordine pubblico è ancora positivo per l'evento che va via per 3 turni. Quindi sfruttiamo questo surplus economico che possiamo sfruttare. Sfruttiamo questa cosa, vabbè, insomma... l'italiano, sì. Comunque William Wallace, quindi nessuno ci toglierà mai la libertà, nemmeno i burocrati vichinghi con sede a Bruxelles. Ok, questi qua si muovono, però sembra che nel sud... Hai conquistato qualcosa, ma adesso arrivano questi, quindi sono tornati in giù. Adesso mi faccio vivo, mi faccio vivo. Aspetto che ti picchiano un po'. My reputation is growing. Allora, chi è questo? È il governatore di... Nome Alin. Un seguace in più. Scriva. Entroiti. Non mi interessa. Bardo. Non mi interessa. Produzione di cibo nella provincia. Non male. Non male questo. Rapinatore. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Potrebbe essere utile però. Procacciatore di cibo e scriva. Allora, prima di tutto, dove sei? Ragazzi, poi ho bisogno dei vostri consigli su come utilizzare questa cosa, che non ho capito niente. Tenute? Chi ha... Che cosa vuol dire? Non ho capito nulla. Cioè, ho provato a leggere, ma non... Quindi ditemi voi cosa vuol dire. E poi ti sei potenziato tu, che sei quello del nord. Allora, tu hai già dei bonus, probabilmente. Tu hai già minatore più 20, quindi sei nella provincia giusta. Ti do, allora, in questo momento abbiamo il cibo, ma perché abbiamo le tasse? Potenziamo il cibo, quindi procacciatore di cibo, più 5, però non è un più 5%, un più 5 basta. Beh, facciamolo lo stesso, perfetto, così teoricamente anche questi si velocizzano a crescere. Pecore aumenta fattorie nella regione, ottimo, aumenta i soldi, aumenta la stoffa, quindi continuiamo a fare questo con 300. Posso reclutare qualcosa? Allora io inizierei ad avvicinarmi di là, adesso è inverno, ci muoviamo del 50%. War is what we do best. Get some patrols out. E iniziamo a reclutare. Allora, un balestriere che può essere utile, questi qui. Non vorrei spingermi troppo su...
Direi che però questo è il massimo che possiamo fare, cioè non... Poi diventa troppo. Cambio turno, adesso chiediamo il diritto di passaggio. Se devo entrare in guerra con quell'altro, entro in guerra con quell'altro, ma ci serve il diritto di passaggio. Più di ogni altra cosa. Quindi è importante ottenerlo. Cioè, in realtà possiamo aspettare ancora un turno, eh. Però adesso qua mi immagino 18. Wow. Cioè, hanno reclutato la gente in mare? Come ha fatto? Ok. Incursione vichinghe. Allora, una flotta di razziatori di Viking è arrivata a sud della Britannia. Aia. I nostri perlustratori hanno segnalato la presenza di una piccola forza d'assalto Viking. Vising, forse. Che si sta avvicinando alla Britannia da sud, dovrebbero arrivare nel giro di pochi mesi. Oh my god. Chi è questo? Governatore. Ma non eri quell'altro? Questo, sei questo, no? Aspettate, non voglio far casino. Allora, autorità, dove è scritto il grado? Ah, perché hanno la stessa faccia. Tu sei già così, ok. Quello di Sirsen invece aumentiamo i soldi. Scriva. Ah, qua sarebbe da far così. Purtroppo il cibo va male, ma possiamo costruire qualcos'altro qua. Questo qua se lo potenzio abbassa i soldi, però migliora la corruzione. Corruzione in tutte le province adiacenti. Provincia o regione? Quindi anche quella, non si capisce. Questo abbassa l'ordine pubblico, quindi 9. Produzione, questi qua sono soldi facili. Anche questi sono soldi facili. Anzi, dà più soldi la fattoria che tutto praticamente. Quindi la fattoria ci sta come potenziamento. Questo cos'è? Qua il cibo aumenta di davvero poco. Aumenta i soldi del mercato in tutta la fazione. Più commercio, cosa vuol dire? No, potenziamo la fattoria di qua. Anche perché adesso non vorrei aver reclutato troppo. Facciamo una prova. Siamo al limite, quindi sì, il cibo è proprio scarsino, scarsino. Oddio, adesso dovrebbero arrivare anche tutte le nuove costruzioni, perché sono tutte in via di rifinitura. Perché quella fattoria qua dà molto di più? La sto potenziando a livello 4? Mi sa di sì. Va bene, allora spostiamo l'esercito. Possiamo spostarci ancora un po' di poco, magari. Così arriviamo belli forti. Vedo che i movimenti sono davvero minuscoli, eh. Prossimo turno possiamo entrare dentro il tuo regno. Adesso tu verrai spazzato via. Da sud, però, sembra che non ci sia possibilità di incursione. Qua è proprio una barriera naturale. Quindi gli attacchi saranno tutti in questa zona. Molto bene. Vediamo un po' se qua abbiamo possibilità di migliorare le questioni. Transito militare oltraggioso, no, ma credo che non ci sia molta possibilità di fare molto. Te? No, dal mio punto di vista. Maledetto. Vieni qua. 126. Allora, trattati con Northumbria, questa cosa non ti piace. Gallo, che chi è? Questo, quello giù? Questo? Non ti piace quello lì, la Northumbria e Gallodel. Che è Gallodel? Boh. Both my hearth and my ear are open to you. No, credo che ci sia poco da fare. Credo che ci sia poco da fare. No, fatemi controllare solo con questi due come va. Qua è migliorato. Però è fermo 32. Qua
Qua 27. Shake off the dust of the road. Sit beside me. To what do I owe the pleasure of your company? Allora, intrigante. Non voglio entrare in guerra con quello. Non ha funzionato. Facciamo l'ultimo cambio turno e poi ci salutiamo. Ok, quindi è importante utilizzare l'evento iniziale che dà ordine pubblico, stabilità, insomma, quello lì, per alzare le tasse. Perché evidentemente non c'è più né la raccolta di cibo né l'accumulativo del disordine pubblico, chiamiamolo così. Di conseguenza, quando si può, bisogna alzare le tasse. Qua è diventato fondamentale. Adesso non c'è più quell'evento lì, quindi abbiamo disordine pubblico. Le tasse devono essere abbassate. Così, perfetto. Abbiamo l'1% di possibilità di rivolta. Io punto molto sul fatto che non ci sia questa possibilità di rivolta. Anche perché fra un turno questo è costruito e poi vediamo il da farsi. Noi però dobbiamo chiedere il diritto di passaggio lì, ma lo facciamo nel prossimo episodio. Ditemi voi se secondo voi vale la pena non restare in guerra con tutti e due, così ci concentriamo su uno, vinciamo la battaglia, ci recuperiamo un attimo, magari conquistiamo qualcosa, loro si menano e poi noi ci pappiamo questo con calma, magari questo qua un pochino più ridotto, e a noi va benissimo così. Quindi ora andrei a investire i nostri soldi per cercare di avere questo bonus da questa parte. Prossima spesa che voglio fare è potenziare questo. Adesso abbiamo 35 di cibo, quindi la vedo dura a farlo aumentare. Ogni provincia, ogni regione della provincia. Ma perché si può avere unrest qui e non qui? Non capisco. Mi sembra molto probabile. Comunque dai, abbiamo un pochino impostato il tutto. La legittimità sta scendendo nonostante io abbia aiutato tutto. Equilibrio culturale meno 2. Che cosa vuol dire? Ci sono entrato in guerra a difesa dei miei alleati, eh? Questo è messo agli atti. Comunque dai, ci salutiamo qua, ci vediamo alla prossima ragazzi. GG a tutti.